con Simon Polini, tante novità presenti qui all'ECMA. Sì, abbiamo tante novità, quest'anno, l'anno scorso abbiamo presentato una Vespa d'oro da 23 carati, quest'anno siamo voluti stare sempre sullo scooter più famoso del mondo, la Vespa 4 tempi 125 che abbiamo customizzato proprio per far vedere la nostra anima custom e sempre rivolta al futuro per l'innovazione. Naturalmente questa vuole essere anche un po' una provocazione, anche se monta tutti i nostri pezzi disponibili per il mercato, ma poi abbiamo investito su tutte le gamme dei nostri prodotti, con dei prodotti per la Vespa Special ancora dagli anni 70, su dei prodotti per le competizioni come il nuovo motore PRE per il Piaggio Zip, che è un motore che arriva fino a 37 cavalli proprio per dimostrare che nelle competizioni vogliamo essere i più forti, e tanti componenti per i quattro tempi, perché ormai il futuro sono gli scooter quattro tempi, per cui dalle marmite ai variatori, prodotti che possono fungere sia come ricambio speciale sia come prodotto da ricambio al pezzo originale. Simon, a proposito di provocazioni, Polini rappresenta la prima provocazione per un 14enne e 16enne per elaborare il proprio veicolo. Sì, diciamo che il mercato è un po' cambiato, adesso questi ragazzi hanno anche tanto in mente i telefonini, per cui i quattro tempi, questi 125, li usano gli adulti, quelli che utilizzavano queste cose. Sì, noi abbiamo dei prodotti per migliorare le prestazioni di questi scooter, ma soprattutto spingiamo l'utilizzo di questi prodotti sul nostro campionato scooter, sulla Polini Italian Cup, perché pensiamo che le gare in pista siano un buon veicolo sia di comunicazione ma anche di sport per i ragazzi che si vogliono avvicinare a questo speciale mondo.